Grazie. Chiede di intervenire la deputata Giorgia Meloni. Signora Presidente, onorevoli colleghi, per prima cosa voglio porgere le scuse di Fratelli d'Italia per il disturbo arrecato al Presidente del Consiglio e ai ministri, perché purtroppo, vedete, questa nostra democrazia non è ancora abbastanza evoluta da consentire di dare la fiducia al nuovo governo direttamente dalla sede nazionale del Partito Democratico. Noi non abbiamo ancora, come Italia, raggiunto il fulgido esempio delle repubbliche socialiste sovietiche, della Repubblica Popolare Cinese, e quindi abbiamo dovuto scomodare lor signori per venire a far ratificare dal Parlamento quanto già deciso dalla sapientissima direzione del partito. E quindi, poiché questo stanco rito deve ripetersi, anche noi procediamo alla nostra dichiarazione di voto. Fratelli d'Italia non darà la fiducia al governo Renzi, per le stesse identiche ragioni per le quali non abbiamo dato la fiducia al governo Letta e per le quali eravamo contrari ancora prima al governo Letta, al governo Monti. Siamo fermamente convinti che la guida della nazione debba essere diretta emanazione della volontà popolare. Voi vi nasconderete dietro l'affermazione che noi siamo una repubblica parlamentare, un modo per dire: è nostro diritto spartirci la torta e chi se ne frega degli italiani che sono cittadini solamente quando devono pagare le tasse. Ma noi continueremo a gridare all'Italia e al mondo che, come viene sancito in quella Costituzione che esaltate a corrente alternata, la sovranità appartiene al popolo e che quindi non saremo mai complici di chi intende sottomettere la nostra libertà alla interesse di chi che sia. Vede, Presidente Renzi, nella scorsa fine settimana 250.000 persone hanno partecipato alle primarie di Fratelli d'Italia, nonostante la solita cortina, diciamo così, fumogena che cade sulle nostre iniziative. Vuol dire che la gente vuole partecipare, vuol dire che la gente vuole dire la sua. E allora la nostra non è semplicemente una posizione ideale, è anche una posizione ideale, ma è soprattutto una posizione supportata da alcune certezze concrete. Perché vede, se un governo non risponde al popolo, semplicemente non farà gli interessi del popolo, farà gli interessi di chi ne ha consentito la nascita e di chi ne garantisce la sopravvivenza. È la storia di questi ultimi 2 anni. Nel 2011 l'ultimo governo espressione della volontà popolare è stato esautorato, è stato sostituito attraverso manovre abbastanza torbide, diciamo così, di palazzo, con un governo che era più gradito alla nomenclatura straniera. E quel governo, il governo Monti, ha perseguito fedelmente gli interessi dei suoi sponsor, la BCE, la finanza internazionale, le cancellerie europee. Non a caso il più grande fan di Monti è stata Angela Merkel, entusiasta di vedere il governo italiano lavorare per fare gli interessi della Germania, per di più con il plauso sentito delle nostre istituzioni e dei nostri media. Il governo Letta ha fatto, se possibile, anche peggio, perché ha mantenuto lo stesso servilismo nei confronti di Bruxelles, però ha anche aggiunto un proprio tratto personale, e cioè ha esteso la sua subalternità agli interessi di tutte le lobby, non solamente quelle finanziarie, una specie di par condicio dei poteri forti. E i risultati, insomma, sono sotto gli occhi di tutti: i 17 miliardi di euro contenuti nella legge di stabilità a favore delle banche, il condono vergognoso di miliardi di euro alle società delle slot machine, le leggi fatte ad hoc contro le sigarette elettroniche per favorire le lobby del tabacco. O basterebbe ricordare su tutto la vergogna di quell'alto tradimento nei confronti del popolo italiano rappresentato dal decreto su Banca Italia, quando cioè la nostra banca centrale è stata svenduta e gli italiani sono stati privati di quel residuo di sovranità monetaria di cui disponevano. Senza parlare della debolezza che questi governi hanno avuto sul piano internazionale. Guardi, Presidente Renzi, glielo voglio dire sinceramente, sono contenta che lei intenda andare a Tunisi col ministro Mogherini, ma penso che sarebbe molto più sensato se lei prendesse un bell'aereo e andasse a New Delhi, facesse cioè quello che questi governi non sono stati in grado di fare per 2 anni, consentendolo che 2 militari italiani venissero trattenuti in una nazione straniera in piena violazione del diritto internazionale. È tanto chiedere rispetto per i nostri militari e per 2 uomini in divisa che rappresentano lo Stato italiano, perché finora non l'abbiamo visto quel rispetto e lo vorremmo vedere. Allora, vede, oggi quella stessa fallimentare maggioranza si ripresenta immutata,
con ben 9 ministri dell'attuale governo che facevano già parte della squadra di Letta, perché si sa, in periodo di crisi, Presidente, si rottama poco e si ricicla il possibile, e ci regala il sogno di un futuro completamente nuovo, di una nuova ripartenza. Sembra un po' questa operazione, quel sistema di scatole cinesi che certe aziende usano per frodare i creditori e il fisco. Sa, come quelle pizzerie che ogni anno attaccano il cartello con scritto nuova gestione. L'oste è lo stesso, i camerieri sono gli stessi, si mangia male come sempre, però in compenso la società è nuova e quindi non risponde dei debiti della società precedente. Perché va bene tutto, ma non è che gli italiani sono scemi. Il Partito Democratico è stato l'azionista di maggioranza del governo Letta, è stato l'azionista di maggioranza del governo Monti, ha votato tutti quei provvedimenti, li ha votati convintamente. E sa cosa, Presidente Renzi? C'era anche lei, perché è stato il PD a guida Renzi a votare contro la legge di Fratelli d'Italia per la revoca delle pensioni d'oro, è stato il PD a guida Renzi a votare la vergogna di Banca Italia, è stato il PD a guida Renzi a votare le marchette alle lobby amiche, c'era anche lei. E quindi è evidente che non possiamo prendere per buone le sue rassicurazioni, anche perché abbiamo visto com'è finita l'ultima volta che ha detto a qualcuno stai sereno. Io non so se lei si rende conto che ormai nei bar le ultime parole famose di Renzi sono, insomma, no, qualcosa su cui si scherza: mai al governo con Alfano, mai al governo senza il voto popolare, Letta, tranquillo, lavoriamo per rafforzarti, quando andrò al governo metterò massimo 10 ministri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi no, non saremo sereni, perché tra l'altro lei con questa operazione dimostra di essere un tantino diverso dal sogno che aveva alimentato e che, sa, aveva coinvolto anche qualcuno di noi. Il giovane rottamatore che doveva cambiare le regole del gioco ha finito alla fine per rottamare solamente tutti quelli che si frapponevano tra lui e la poltrona di Premier. Il messia che doveva traghettarci nella Terza Repubblica si è alla fine rivelato così spregiudicato da far impallidire i migliori mestieranti della Prima Repubblica. Il Mastro Lindo che avrebbe ripulito l'Italia dalla partitocrazia ci consegna oggi un governo così spartitorio da consentire a Massimo Cencelli, autore del più noto manuale, di dire sulla prima pagina del Tempo con un'enorme intervista: ho vinto ancora una volta io. Né potremmo darle il nostro sostegno sulla base della sua relazione o della sua replica, entrambe devo dire abbastanza deludenti, perché le commoventi storie belle che lei racconta purtroppo non riescono a nascondere l'assenza di farsi. Lei elenca tante priorità, però non ci dice come le vuole affrontare. E sulle poche proposte che ci fornisce, mi corre l'obbligo di segnalarle che c'è un leggerissimo problema di copertura finanziaria, perché questi provvedimenti che lei elenca costano qualche punto percentuale di PIL. Ma lei si guarda bene dal dirci dove intende prendere le risorse. Quindi fa esattamente quello che fece prima di lei Letta: ci chiede una fiducia in bianco. E noi non possiamo dare una fiducia in bianco. Allora, senza rancore, senza ipocrisie, non intendiamo sostenere un altro governo eterodiretto, un governo di sinistra che, tra l'altro, per far inghiottire al proprio elettorato le misure a favore delle lobby, tenderà a radicalizzare le proprie posizioni in materia etica, in materia sociale. Lo abbiamo già visto con il governo precedente: da una parte si regalano i miliardi alle banche e dall'altra, per far digerire quei miliardi all'elettorato di sinistra, si fanno provvedimenti come l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, gli indulti mascherati, i soldi trovati per l'accoglienza agli immigrati e tolti alle vittime della mafia e tutto quello di cui abbiamo parlato in questi mesi. E lo voglio dire questo anche agli altri partiti che si definiscono di centrodestra, perché sono provvedimenti che avete votato tutti quanti. Prima l'intero Popolo della Libertà, poi il nuovo centrodestra, ora gli amici di Forza Italia si sono ricreduti e ci hanno raggiunto all'opposizione, speriamo che stavolta la facciano davvero. Però anche questo governo nasce con il voto determinante dei colleghi del nuovo centrodestra, che evidentemente accettano di fiare i fiancheggiatori del Partito Democratico pur di non andare alle elezioni, pur di non confrontarsi col consenso. Voglio chiedere a loro come facciano a sostenere un governo che sarà ancora più spostato a sinistra del precedente, con 8 ministri del Partito Democratico su 16, con il segretario del Partito Democratico a capo del governo, con 2 dei 3 tecnici che sono, uno il capo delle cooperative rosse e l'altro il direttore della fondazione di D'Alema. Come pensate di poter trovare delle convergenze
sulle materie di politica economica, sulle materie del lavoro. Insomma, se dovessimo guardare a quello che è accaduto finora, ci basterebbe il tema dell'IMU, che infatti si paga ancora. Allora, Fratelli d'Italia non ci sta e decide ancora una volta di rispettare la parola data ai propri elettori. Presidente, vado a concludere. Non votando la fiducia a un governo nato nella direzione del Partito Democratico e perfezionato nelle stanze della Banca Centrale Europea. Eppure, Presidente Renzi, voglio dirle questo prima di concludere. Nel merito dei provvedimenti ci troverà più leali di altri. Se saranno buoni provvedimenti, e concludo, non avremo problemi a votarli. Le daremo buone idee, come ha fatto oggi il collega Rampelli nel suo articolato intervento, e in cuor nostro tiferemo perché lei riesca a smentirci. Per l'Italia, per gli italiani e per quella generazione che lei rappresenta, deve che potrebbe concludere. Non avere un'altra occasione. Presidente, deve concludere, l'ho richiamata tre volte. Sia prego. Ambizioso in modo smisurato per l'Italia e noi saremo dei validi interlocutori. Sia ambizioso in modo smisurato per se stesso e ci troverà sulle barricate. Grazie. Allora adesso chiedo di intervenire il deputato.